Le scelte dei cittadini e dei turisti in merito alle attività da svolgere nel Ravennate, nei weekend in spensieratezza in un caso e per godere appieno di una vacanza tra arte, mare, natura, sport e anche tranquillità, nel secondo caso, indicano tramite i dati la presenza di trend velocizzati dal post-emergenza sanitaria. Già da diversi anni, afferma l'assessore Ravennate Giacomo Costantini, vediamo un cambiamento. C'è un aumento, ma anche perché l'assessorato al turismo si è organizzato per vendere escursioni, laboratori e tutto quanto concerne il settore. Le esperienze sono diversi anni che danno un'opportunità in più per conoscere al meglio un territorio, quindi laboratori, escursioni, anche con le nostre brave guide turistiche. Noi ci eravamo organizzati per aumentare l'offerta di escursioni nella natura, quindi nel parco del Delta di Ravenna, tra le zone umide e pinete, e sono andate molto bene. Abbiamo sempre ragionato in particolare sulla città d'arte e sul balneare. Avete rinnovato e anche riproposto l'offerta turistica, di volta in volta rivolgendola ai diversi esercizi pubblici. Cosa captate? Nel mondo, facendo delle analisi, si muovono diversi tipi di turisti che hanno diverse aspettative. A fronte delle molteplici aspettative dei turisti, andate ad offrire a questa varietà di pubblici iniziative adeguate a una loro idea di vacanza, intercettandoli. La tendenza all'escursionismo, per fare solo un esempio, è stata favorita innegabilmente anche a causa dell'emergenza sanitaria. Alcune tendenze in atto già si vedevano, è semplicemente che abbiamo una connessione maggiore con altre destinazioni, con altri territori, anche grazie all'aeroporto di Rimini e all'aeroporto di Bologna, e noi dobbiamo sempre tenere in mente come cambiano i consumi delle persone per riuscire a creare per loro delle proposte, quindi rimodulare l'offerta o dei servizi che possano essere utili. Faccio un esempio. Negli ultimi anni sono aumentati molto i consumi delle famiglie per la cura degli animali, tant'è che nel 2016 l'Istat ha inserito queste spese anche all'interno del paniere dei beni che serve per calcolare l'inflazione, e sarebbe stupido per il turismo non capire che c'è in atto una domanda e quindi una richiesta, un'evoluzione del mercato che porta addirittura a crescere le strutture dedicate agli animali di medie dimensioni. Ecco, se si va a vedere questi dati che riguardano il consumo delle famiglie e li riportiamo sul turismo, noi l'abbiamo trasformato in più spiagge cani attrezzate e anche più aree verde, sgambamento cani. Ricordiamo che abbiamo anche un numero verde da chiamare durante l'estate con l'assistenza veterinaria. Cerchiamo di essere una destinazione accogliente per tutti, anche per i nostri amici animali, ma soprattutto cerchiamo di migliorarci nei servizi che diamo ai nostri ospiti.